Bella e cheta sta città, stesa come un gran pascià, a braccia aperte tra le colline, morbide come tante cuscine, la è per gli innamorati di queste piazze, di queste strade, un abbraccio definitivo da sentire ardente e vivo. Ma che me avverirò, che sta bene un gran bel po'. <ride> È una poesia di Carlo Pagnini a diventare la didascalia di copertina del calendario Midor 2024. Calendario che ogni anno la storica azienda di detergenti del Montefeltro dedica ad un comune della provincia di Pesaro Urbino, Scelta che per il 2024 è ricaduta quasi fatalmente su Pesaro, che si appresta a vivere il suo anno da capitale della cultura anche attraverso i dodici scatti di Midor che ricalcano appieno il tema della natura della cultura. Il calendario è nato. È nato principalmente da un'idea così per caso perché il volume zero che hanno visto solo i nostri clienti era nato dove eh, su ogni mese c'era una città della provincia di Pesaro Urbino. Però su 12 mesi queste città non bastavano perché la provincia di Pesaro Urbino ha tantissimi comuni. E quindi ho pensato come posso fare per valorizzarli tutti. L'unico modo era di dare spazio ogni anno ad un comune. Quindi siamo partiti con Fermignano, poi Urbino, Urbagna e quest'anno futuro, che sarà il 2024, e ci siamo diretti qui a Pesaro, capitale della cultura, quindi con l'ok ok del comune, il patrocinio, il dottor Vimini che ringrazio tanto perché è stato gentilissimo, abbiamo visto tutto il progetto. Pesaro, capitale della cultura, ci illumina tanto e anche noi con la nostra igiene proponiamo la cultura del pulito, quindi aderiamo volentieri a questo circuito, siamo anche noi il culto del pulito. Iniziamo a essere un po' gelosi perché sono calendari bellissimi che hanno raccontato scorsi molto suggestivi della nostra provincia, anno per anno ed è bella la scelta di fare coincidere con Pesaro Capitale Italiana Cultura, anche la scelta di dedicare appunto il calendario a Pesaro. È una bella operazione, un bel progetto, tra l'altro eh, che abbiamo seguito passo passo perché poi l'azienda ci ha coinvolto dall'inizio anche nella scelta delle immagini, nel tipo di racconto che va ad affiancare quello della natura della cultura e quello appunto del, di una città che vuole raccontarsi, tra l'altro nel nella sua prospettiva anche. L'intera provincia nella, nella capitale 24. Quindi diciamo, eh, il calendario Mido accompagna sempre, no? la, hanno delle, delle imprese che lo tengono da loro piuttosto che le case, i bar, i locali, eccetera. e Quest'anno accompagnerà anche il, lo scandire del tempo della, della capitale che sta, che sta per iniziare.